Una storia lunga 160 anni. Una storia di devozione mariana, fede, tradizione, identità culturale. Una storia che TV City ha ripercorso attraverso le tappe salienti che ne hanno contraddistinto il percorso in occasione dei 160 anni quest'anno del primo carro dell'Immacolata a Torre del Greco. Lo scorso venerdì la proiezione del documentario, realizzato in collaborazione con la Banca di Credito Popolare, nella Basilica Pontificia di Santa Croce. Questa è la terza proiezione, però diciamo è quella di storica, ecco, perché TV City da sempre ha prodotto il ricordo della processione dell'8 dicembre, quindi è con particolare affetto e anche con tanta gratitudine che saluto Ciro, Antonella, Salvatore, gli amici che sono sempre così vicini, fanno un servizio bello prezioso per l'informazione nella città. E non a caso c'è anche il sindaco che riconosce, no, questo loro ruolo. Soprattutto lo fanno con tanta professionalità e questo mi lascia sempre entusiasta. Poi quando si tratta di giovani c'è sempre una marcia in più. La Madonna vi custodisca e ancora grazie del vostro lavoro, del vostro e della vostra professionalità. In occasione dei 160 anni del primo carro dell'Immacolata, la nostra emittente ha voluto realizzare questo documentario storico per conservare alla memoria questa data importante per la nostra città, 160 anni di storia, di fede, di devozione, di tradizione. Abbiamo ripercorso le tappe salienti che hanno contraddistinto questo percorso. Io ringrazio, questo è un lavoro a tre mani, e quindi ringrazio i miei colleghi Ciro Maglione, Salvatore Perillo, ringrazio per le riprese Francesco Di Somma e ringrazio voi per essere qui il 30 dicembre, quindi per onorarci della vostra presenza. La storia ci riporta al 1861, quando una devastante eruzione del Vesuvio stava per distruggere la città. Grazie all'intercessione prodigiosa della Beata Vergine, la lava si arrestò. In segno di ringraziamento per il pericolo scampato, i torresi decisero che avrebbero portato l'Immacolata in processione ogni anno su un carro trionfale.